23 luglio 1955, canale di Suez, Port Said, in Egitto. 104 disertori della legione straniera, 104 reduci della guerra d'Indocina, si ribellano e si gettano in acqua per tentare un'evasione, una clamorosa evasione di massa. Sono a bordo della Anna Salen, una nave di trasporto truppe, in questo caso una nave prigione perché portava dei disertori, che era partita 20 giorni prima dal porto di Saigon. È una storia che pochi conoscono e che io ho incrociato facendo le ricerche per il mio libro Soldati di Sventura, che racconta le vicissitudini di 5.000 italiani, giovani italiani, ventenni, che hanno combattuto nella prima guerra d'Indocina nelle fila della legione straniera. Il canale di Suez era una via obbligata per le truppe francesi. Quando scoppiò il conflitto nel 1946, la Francia mandò migliaia di giovani, prevalentemente della legione straniera, a combattere in Indocina per riprendersi la colonia. Questi ragazzi, dopo un addestramento molto veloce seguito all'ingaggio per diverse che li portava a entrare nella legione per diversi motivi anche economici, affrontavano questo lungo viaggio in nave che attraverso il canale di Suez appunto li portava poi verso l'Indocina. Molti di questi giovani non avevano la minima cognizione di cosa fosse quella guerra. E quando in qualche modo lo capivano, per i racconti dei reduci che incontravano in Algeria e per la durezza anche dell'addestramento della legione, molti tentavano già di evadere durante la traversata del canale di Suez, proprio perché le coste erano vicine. Era un tentativo disperato che spesso falliva, per diversi motivi. Il primo, perché appena si buttavano venivano scorti dalle guardie e quindi le guardie sparavano, calavano le lance, andavano a riprenderli e poi erano botte da orbi e venivano rinchiusi nella stiva. Quelli che ce la facevano sfuggire alle pallottole, alle lance della nave, potevano finire sbranati dai pesci, travolti dalle eliche, dalle correnti, però alcuni ce la facevano. Il fenomeno era così diffuso che a un certo punto, durante tutto il tragitto sul canale, spesso queste reclute venivano rinchiuse nelle stive. E durante le varie soste nel tragitto lungo verso l'Indocina avevano il divieto di scendere. Questo accadeva all'andata. Ma veniamo alla storia che vorrei raccontarvi oggi. Siamo dopo il conflitto, al termine del conflitto, siamo nel 1955. La guerra si è conclusa un anno prima, nel 1954, dopo la disfatta di Dien Bien Phu, dove l'armata francese perde una battaglia fondamentale per errori strategici di vario tipo. Nel luglio di quell'anno gli accordi di Ginevra, oltre a stabilire la divisione del Vietnam del nord e del sud, cioè del Vietnam comunista da quello filo occidentale, pone anche una specie di sanatoria, di moratoria sui moltissimi disertori, perché centinaia di giovani della legione, soprattutto durante il conflitto, avevano disertato. Disertavano per diversi motivi, anche in questo caso, alcuni perché per una scelta ideologica, perché erano nauseati dalla violenza di quella guerra, avevano in qualche modo simpatizzato con la causa dei vietnamiti e del Viet Minh, l'esercito di liberazione di Ho Chi Minh, e quindi saltavano il fosso e andavano a combattere con l'ex nemico. Altri lo facevano dopo essere stati catturati dai partigiani Viet. A quel punto era una scelta anche per salvarsi la pelle, in qualche modo per garantirsi la sopravvivenza. E poi invece c'era chi lo faceva semplicemente perché non ne poteva più della guerra. Infatti il Viet Minh, l'esercito di liberazione vietnamita, faceva un'opera molto forte di pressione, distribuendo volantini, parlando ai megafoni oltre le linee, cercando di convincere i legionari a disertare in cambio di un rimpatrio, di un fantomatico rimpatrio nei paesi d'origine via i paesi comunisti attraverso la Cina e la Russia, cosa che non avveniva. Alla fine della guerra, dunque, gli accordi di Ginevra dicono, c'è questo accordo che in qualche modo garantisce l'impunità per questi disertori e il rimpatrio, cioè loro si possono consegnare alle autorità francesi, non verrà tolto loro un cappello e rientreranno a casa loro. Le cose non andarono assolutamente così, perché questi giovani, una volta consegnati, furono praticamente imprigionati, rinchiusi in un campo a Saigon, sottoposti a un giudizio del tribunale militare e condannati a pene varie.
Dopodiché inizia il cosiddetto rimpatrio, sempre attraverso via nave verso l'Europa, che era un rimpatrio verso la prigione. Allora, queste pene variavano dall'anno, dall'anno e mezzo fino agli 8 e 15 anni di galera. Questo voleva dire che una volta arrivati in Europa venivano generalmente rinchiusi nel carcere delle Baumette a Marsiglia, un carcere durissimo, e poi, scontata la pena, dovevano comunque fare rendere conto a un'altra giustizia, che era quella della regione. Quindi, scontata la pena in Francia, venivano riportati a Sidi Bel Abbès in Algeria, dove poi venivano sottoposti a un durissimo giudizio della legione. Quindi un futuro pieno di incognite. Che cosa succede il 23 luglio del 1955? 20 giorni prima è partita da Saigon la Anna Sahle, una nave svedese che batteva la bandiera svedese, che aveva un passato glorioso nella Seconda Guerra Mondiale e poi era stata utilizzata come cargo e trasporto passeggeri dall'Europa all'Australia. Eccola qui. L'Anna Salen viene utilizzata anche per il trasporto truppe da Saigon, dal Vietnam, verso l'Europa, per riportare i francesi che dovevano abbandonare l'Indocina. E su questa nave vengono caricati anche i disertori. Il 23 luglio del 1955, sulla Anna Salent, rinchiusi nelle stive, dopo un viaggio allucinante di 20 giorni, ci sono 104 disertori, tutti condannati da pene dai 3 ai 15 anni. Sono giovani che non vedono una prospettiva, non vedono un futuro, e tra loro ci sono anche decine di italiani. Sin dalla loro partenza a Saigon, quando vengono rinchiusi e tenuti in condizioni umanamente disastrose, sempre a caldo, sempre chiusi nella stiva, ammassati l'uno con l'altro, l'acqua solo 2 volte al giorno, questi uomini decidono che hanno un'unica possibilità: scappare, tentare la fuga. Alcuni ci provano al porto di Singapore, ma vengono subito presi e pestati a sangue, tra di loro anche 2 italiani. Il viaggio poi prosegue in condizioni ancora più dure, perché a quel punto le guardie francesi erano molto incattivite. Loro sapevano che c'era la possibilità del canale di Suez. La fuga doveva avvenire nel canale di Suez perché le coste erano vicine e tutti i legionari sapevano che quello era l'unico posto, prima di entrare nel Mediterraneo, dove si poteva scappare. L'Anna Salen arriva nella rada di Port Said la sera del 23 luglio 1955. È una sera buia, senza stelle. La nave ormeggia. Sotto i prigionieri hanno già un piano. A capo della rivolta c'è un romano, Vito Tatoli, un legionario disertore che era stato condannato a 8 anni di galera, una persona molto tosta, molto forte. E lui ha già pianificato tutto, ha già individuato come far aprire la porta della stiva, disarmare le guardie e salire e buttarsi in acqua. Un legionario tedesco si mette di spalle all'imbocco dell'entrata, dell'ingresso. Poi Tatoli chiama aiuto, chiama la sentinella urlando che c'è una persona che sta male, che sta morendo, che c'è uno di loro che sta morendo. La sentinella entra, il tedesco che aveva preso un estintore apre l'estintore, gli lancia la schiuma negli occhi e lo acceca. Gli altri lo disarmano. Questa massa, questa muta di 104 prigionieri sale sulla scaletta, va verso la coperta, finalmente all'aria, all'aperto, sul ponte della nave. Una quarantina riescono già a buttarsi nell'acqua nera, calda e anche putrida del porto della rada di Port Said. In quel momento però scatta anche l'allarme e succede il finimondo. Sul ponte infuria una battaglia tremenda. Gli ufficiali danno ordine di sparare a quelli in acqua. Un italiano viene ucciso sul ponte con un colpo al petto. I cecchini dalla nave iniziano a sparare a uno a uno. A questi ragazzi che, annaspando, alcuni non sapevano neanche nuotare, cercano di raggiungere il molo alla banchina. A quel punto il comandante, che era uno svedese inorridito dai metodi delle guardie francesi, lancia l'allarme. Arrivano le motovedette egiziane, bloccano tutto, intimano alle guardie francesi di non sparare, perché queste sono acque territoriali egiziane, e salvano le persone che stavano annaspando nell'acqua, salvano questi legionari che vengono portati in sicurezza a riva. Però erano solo 40 su 104.
e alcuni di loro erano anche morti. Gli altri, quelli che erano rimasti a bordo, vengono ricacciati nella stiva e rinchiusi dentro. Il destino sembra segnato. Tra loro ci sono tanti italiani, tra cui anche un bolzanino, Luciano Saggese, un ragazzo di 23 anni che era stato ingaggiato dalla regione 2 anni prima e subito spedito in Indocina. Passa un giorno, passa 2 giorni, al terzo giorno la nave sta per salpare, per levare le ancore. Un marinaio tedesco che si era impietosito e che aveva visto nel corso di tutto il viaggio le condizioni in cui questi uomini erano tenuti, lancia nella stiva una chiave inglese. Una chiave inglese che serve per aprire gli oblò. Questi disertori a quel punto non perdono l'occasione, scardinano le finestrelle e proprio quando la nave è questione di minuti, sta per ritirare le ancore, si buttano dagli oblò, si buttano come si issano, si lanciano, si buttano in acqua. Alcuni, non tutti ce la fanno, però un buon gruppo di una 12-15 riescono così in qualche modo a cercare una via di fuga. Questi ragazzi sono in acqua. Viene dato di nuovo l'allarme, ma le guardie non possono sparare questa volta perché gli egiziani sono sempre lì che controllano. Ma gli gettano da bordo di tutto, le bottiglie di birra piene, qualsiasi tipo di suppilletile che avessero, ferri, eccetera. Ma questi ragazzi ce la fanno. Arrivano a nuoto fino al molo e sono una dozzina alla fine. Arrivano una dozzina e di questi 7 sono italiani, sono cittadini italiani, ragazzi italiani che avevano fatto questo percorso per vari motivi che oggi sarebbe troppo lungo spiegare. Cosa succede a questi disertori? Questi disertori, che alla fine sono un gruppo di una cinquantina di persone, sono italiani, tedeschi, spagnoli, belgi e anche africani, disertori delle truppe coloniali, vengono tenuti in carcere per pochi giorni. Comunque stiamo parlando dell'Egitto di Nasser, che è un Egitto anticolonialista e che vuole mettere le mani sul canale di Suez. Quindi non tratta questi disertori come dei delinquenti, ma quasi come degli eroi, tant'è che vengono accuditi e tenuti molto bene. Nel giro di pochi giorni si tiene un processo che si risolve in una multa, in una pena pecuniaria che per quanto gravosa loro non sono in grado di pagare e quindi vengono consegnati ai rispettivi consolati. A questo punto ogni consolato provvede al rimpatrio dei suoi, anche perché in molti paesi europei tantissime famiglie si erano ribellate e avevano protestato perché i figli erano stati ingaggiati con vari metodi nella regione. Per quanto riguarda gli italiani, almeno un gruppo di loro, la fine dell'incubo inizia ai primi di agosto del 1955. Quando la nave Daphne, che era una nave che faceva la scuola con Mogadiscio, si ferma e li fa salire a bordo. Il 3 di agosto, questa nave fa una fermata al porto di Napoli dove scarica i legionari originari del sud e poi il 3 di agosto approda finalmente al porto di Genova dove scarica i legionari del nord. E questa storia poi viene raccontata sui principali giornali italiani perché questa evasione di massa nel frattempo ha fatto scalpore, è diventata quasi una cosa epica, per cui anche i giornali locali si occupano del singolo legionario, che poteva essere ligure, siciliano, piemontese, che aveva vissuto questa grande avventura. Per quanto riguarda il bolzanino Luciano Saggese, dopo pochi giorni essere sbarcato a Genova, ritorna a casa, nella sua casa, dai genitori, e scrive il giornale Alto Adige, che all'epoca raccontò la sua storia, testualmente così. Le tragiche vicende passate lo hanno fatto più maturo e pensieroso, non scapperà più, perché la sua era stata una fuga determinata da motivi economici, da voglia di avventura, che solo a 21 anni l'aveva portato nel profondo dell'abisso. Dopo la fuga dei 104 dal canale di Suez, le autorità francesi diedero l'ordine alle navi che riportavano da Saigon in Europa i disertori di non passare più dal canale di Suez, ma fare il giro dal Capo di Buona Speranza. Ed è un destino che è toccato ad altri italiani affrontare questo lungo viaggio, come a Beniamino Leoni, di cui racconto nel mio libro, ma però questa è tutta un'altra storia.